La RAI è un bene comune, proprio come l'acqua, e perciò lo Stato deve garantirne la voce libera, protetta dall'asservimento ad interessi di parte, dalle pressioni della politica, dai gruppi di potere. I giornalisti del sindacato unitario Usigrai hanno lanciato la campagna Riprendiamoci la RAI, in difesa del servizio pubblico radiotelevisivo, che prevede un itinerario di incontri pubblici in diverse città italiane. Partito da Trieste lo scorso 4 ottobre, il tour farà la sua nona tappa a Napoli domani, 7 dicembre, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Presenti i giornalisti della Rai, i lavoratori del Centro di Produzione di Napoli, il sindaco De Magistris, il presidente della Regione Caldoro. Il Comitato di Redazione Napoletano riferisce di una situazione di particolare disagio, lamentando l'assenza di spazi editoriali di autonomia e denunciando una programmazione colpevolmente e cinicamente sempre più banale e scadente. Emblematica la cancellazione della trasmissione Neapolis, prodotta negli studi di Via Marconi, l'unica rubrica della programmazione nazionale ad occuparsi di tecnologia, innovazione e nuovi media, che pure registrava un buon livello d'ascolto soprattutto fra i giovani. L'Assemblea pubblica avrà inizio alle 10.30 e sarà trasmessa in diretta streaming su www.comune.napoli.it.